Sciopero oggi anche degli infermieri. Qual è la situazione? Allora, c'è stata una grande adesione nella ASL di Teramo e di questo siamo molto soddisfatti e contenti. Purtroppo ci scusiamo con la popolazione che inevitabilmente ha subito qualche disagio e anzi gli chiediamo un sostegno, andiamo oltre, proprio perché con questo sciopero vogliamo difendere e sostenere la sanità pubblica. La manovra finanziaria ha visto penalizzate le nostre professionalità, non sono state valorizzate come invece promesso in tempi di pandemia. Nel tempo in cui passavamo da eroi, in realtà oggi sembriamo dimenticati totalmente dalla politica. Ci aspettavamo un investimento economico rispetto, come ho già detto, alla professionalità, un abbattimento dei tetti di spesa per quanto riguarda il personale. Tutto questo non è arrivato e non fa altro che disincentivare le nuove leve ad avvicinarsi a questa splendida professione che è la professione infermieristica e la professione sanitaria. Il Teramano nello specifico, quali sono le condizioni di lavoro? Allora, purtroppo quello che noi denunciamo da sempre è questa carenza di personale. Nella ASL di Teramo mancherebbero più o meno 150 infermieri, almeno 300 OSS per poter in qualche modo rispondere appieno alle esigenze assistenziali dei degenti e di tutta la popolazione. Ci aspettavamo un riconoscimento e la possibilità di sfruttare delle risorse finanziarie per poter valorizzare la nostra professione. Questo non è stato possibile, ci auguriamo che questa nostra protesta possa in qualche modo risvegliare le lodi che sono state fatte durante il periodo pandemico, sperando di migliorare le condizioni lavorative. L'ultima, siete pronti nel caso ad altre forme di protesta? Certo, è ovvio che noi avendo le contingentazioni e le precettazioni abbiamo uno spazio di protesta anche minimo, è ridotto rispetto agli altri settori, quindi dobbiamo garantire i minimi assistenziali, ma questo non ci ferma, andremo avanti fino a quando qualcuno non ci ascolterà.